Nello specifico, visto che tu sei commercialista e conosci bene i problemi legati, insomma, dei contribuenti, e io sono uno dei tanti contribuenti che sta penando, cioè sta penando, si è messo in stand by, come penso che ce ne siano migliaia, alcuni prendono o paghi anche... le tasse o tieni aperta la ditta. Sì, no, beh, io sto tenendo aperto la ditta, ma non sto pagando le tasse perché metto davanti almeno quello che riesco a fare per mandare facciamo a scuola i miei figli. Facciamo tutti quello che possiamo, facciamo tutti quello che possiamo. Mantenerli, cioè proprio facciamo riducendo, andando con le scarpe bucate. Cerchiamo di pagare le rate, di rimediare, paghiamo di più perché ci sono le sanzioni. E che ci riesco ancora. Se il movimento, per esempio, facesse, io ho lanciato un'idea che poi non ha, è già da tanto che è sul portale, ma sai, le idee dal basso non sono viste. ed è questa, che purtroppo non è ascoltata da nessuno, perché tu devi sapere che lo Stato ha un introito pacifico, che è il 90% delle imposte dirette, che sono le trattenute alla fonte. Le trattenute alla fonte che lasciano poi che parlino questi sindacalisti maledetti dicendo che le tasse le pagano solo i dipendenti, i pensionati, trascurando di dire che anche i lavoratori autonomi, i professionisti hanno le ritenute del 20% su tutto il fatturato, come me per esempio. Quindi io faccio la dichiarazione per recuperarli i soldi. E poi non è vero che i dipendenti pagano, siamo giusti, perché i dipendenti prendono il netto. E tutti lo sappiamo che quando si è assunti si pattuisce un netto e poi sono cazzi del datore di lavoro. Idem come sopra, eppure fa più ridere ancora per i pensionati, perché i pensionati pigliano la pensione dallo Stato che gliela dà da una parte e gli tira via le tasse dall'altra, quindi che paghino le tasse i pensionati mi scappa anche da ridere. Soprattutto se hanno fatto i dipendenti tutta la vita e soprattutto se hanno fatto i dipendenti statali tutta la vita. Perché? Perché sempre i costi dello Stato sono, ok? Poi ci sono tantissimi pensionati che non hanno versato per prendere quello che prendono, hanno versato molto meno, gli si sta dando molto di più per delle prebende, dei privilegi che hanno patuito a livello sindacale, per cui purtroppo il pubblico paga anche pensioni da 30, 40, 50 mila euro al mese a gente che non li ha versati per niente quei contributi e che comunque non è morale che una pensione abbia quell'entità. Ovviamente questa è una battaglia fondamentale. Togliere le pensioni di privilegio, punto. In compenso è anche abbastanza fondamentale il discorso del minimo, che uno non deve morire di fame, perché in una situazione come questa c'è troppa gente che se non gli dai un minimo per vivere, come c'è in tutti gli altri paesi di sto mondo, un sussidio o qualcosa, ti trovi una situazione bella pesante, ok? Il come farlo io sarei oggettiva, proprio per evitare che tutti i soldi se ne vadano in controlli, no? Glieli darei a tutti, poi a chi c'ha tanti soldi glieli riporto via con le tasse semplicemente. Vabbè, questi sono tutti i dettagli. Comunque il discorso di come sopravvivere al fisco, tenendo conto che tutti i soldi che gli dai, e anche questo diceva Grillo giustamente, più soldi gli dai e più te ne rubano, perché non è vero che li spendono per noi, eh? Quindi secondo me l'evasione fiscale sarebbe la sopravvivenza giusta, e quella che è la mia proposta è l'eliminazione del sostituto d'imposta. Mi rendo conto che è una richiesta pazzesca, che non lo faranno mai, perché sarebbe togliergli l'acqua, l'aria a questi, però siccome io, come dico, no taxation without representation, siccome io penso che dargli i soldi delle tasse è più che votare, allora se io ti pago le tasse vuol dire che sono d'accordo col tuo governo, se non te le do potrebbe essere il primo gesto di rivolta, cioè lo sciopero fiscale una volta si poteva fare, adesso ci hanno tolto questa possibilità, perché con le trattenute alla fonte non serve a niente fare lo sciopero fiscale, è inutile e nemmeno si può, no? Dovremmo scioperare noi commercialisti esponendoci poi a multe, denunce e come si chiama, cooptazione lì al... Insomma, non è realizzabile, ci ho pensato su tantissimo, però c'è un discorso che secondo me si potrebbe provare a dimostrare che è anticostituzionale obbligare le imprese a lavorare per lo Stato gratis, quindi in seconda istanza, in ultima istanza, si potrebbe per esempio chiedere che lo Stato, così come dà un aggio a Equitalia del 7%, prima era il 9% addirittura, degli incassi,
si potrebbe retribuire le imprese col 9%, 7% degli incassi che procura lo Stato, cioè tutte le ritenute su tutti i dipendenti, su tutti i professionisti. Non dico che si paga il commercialista, ma a volte pure di più. Cioè, nel senso, se tu fai da esattore per lo Stato accollandoti un sacco di lavoro pubblico, certo, è giusto che tu venga pagato, perché questi qua dentro lì invece non fanno niente, pensano solo alla loro carriera sparando accertamenti che, se anche infondati e anche se lo Stato poi perde, loro non gli riprendono indietro i bonus e gli scatti di carriera. Quindi noi abbiamo anche un'agenzia delle entrate, altro grandissimo problema, che noi in Italia abbiamo l'agenzia delle entrate che ha una cosiddetta autonoma organizzazione, cioè un'agenzia indipendente, come se fosse una ditta che pensa a sé, quindi non è un soggetto statale neutrale, assolutamente, fa il suo gioco, quindi sapendo di fare l'ingiustizia va contro il contribuente perché gli conviene a lei. Questo è una cosa abominevole. In più, altra cosa abominevole fatta da Tremonti e Berlusconi: hanno riunito in un unico ministero il Ministero delle Finanze, che è quello delle tasse, e il Ministro di Bilancio e Tesoro, dove ci sono le proprietà pubbliche e il fabbisogno di bilancio dello Stato, che mette praticamente chi ha bisogno di soldi, come gli uffici centrali, nella possibilità di emettere immediatamente un tributo e di imporre un tributo, no? O di riscuotere come dissennatamente anche quelli che non deve prendere, perché deve fare cassa. Quindi questa roba qua non c'era, non c'è mai stata in Italia, c'è da questi ultimi 20 anni neanche. Quindi ci sono delle aberrazioni del sistema, in ciuccio è poco dirlo. Perché? Perché ovviamente quando loro pensavano all'alternanza cosiddetta destra, cosiddetta sinistra, centro sempre presente, la rapina era garantita. Noi siamo rapinati dalla mattina alla sera, non si può fare un respiro che praticamente lo Stato si piglia una parte enorme. E poi, quando hai bisogno di un dottore davvero, te lo devi pagare tu. Quando hai bisogno di qualsiasi servizio veramente, meglio che te lo paghi tu. E allora? 5 milioni di cause civili bloccate, hanno ridotto la mediazione, l'hanno eliminata. Io ho fatto il corso della mediazione perché mi sento portata, perché la legge mi dava una possibilità per dire di lavorare, visto che ormai non mi paga più nessuno, volevo riciclarmi in una cosa che so fare, che è. Ho fatto il corso, adesso l'hanno eliminato, la mediazione è andata solo agli avvocati. Perché? Perché nessuno vuole che la giustizia funzioni, perché se funzionasse, anziché prendere i piccolini, andrebbero a prendere certa gente che sappiamo. E invece si vuole perseguitare i piccolini, che non hanno poi i soldi per fare i ricorsi. Cioè, di 1000 accertamenti che mandano, diciamo che 50 fanno ricorso. C'è niente. Quindi loro comunque hanno un introito garantito, quello si chiama terrorismo fiscale. Io non voglio dare ragione a Berlusconi, però sì. Non mi va di dire una cosa che ha detto lui. Vabbè, però lui lo dice per altri interessi. Cioè, io sarei per le tasse di modalità, ma allora, ci vuole tanto scindere il servizio pubblico da altro, perché spesso e volentieri le istituzioni pagano costi che non sono pubblici e non si occupano di problemi pubblici. Perché? Facciamoci prima di tutto queste domande qua. Chi deve provvedere a che cosa? Questo perché non lo decidiamo noi? Chi siamo? Che cittadini siamo se non decidiamo queste cose qua?